E benvenuti in questo nuovo video dei prodotti terminati. Allora, questa volta faccio un video mix, ossia detersivi, prodotti per la cura del corpo e qualcosa di mangereccio, perché non ho accumulato tantissime cose, quindi faccio un video unico. Allora, per quanto riguarda i prodotti mangerecci, vi faccio vedere le cose un pochino più particolari e sfiziose, ossia questi limoncini di farro che ho trovato da Eurospin, che hanno la forma tipo le Madeleine. Sono dei biscotti pasta frolla. Unica cosa è che ci sono un po' rimasta male perché pensavo che ci fosse all'interno una crema al limone, invece no, hanno solamente questo forte sapore di limone e niente, hanno la farina di farro, insomma. Sono buoni. Poi della linea della Lidl di Halloween avevo preso la pasta, questa qua, tricolore, molto carina, simpatica perché era arancione, gialla e nera, di diverse forme, ossia zucca, pipistrello e ragno. Allora, la pasta di per sé è buona, è pasta normale, unica cosa la cottura. Qua c'è scritto 7-8 minuti di cottura. Io dopo 5 minuti l'ho guardata e era già praticamente sfatta, era tutta spappolata, quindi per questa cosa è un nì, però la pasta di per sé è buona, ecco. Poi avevo preso le Halloween Vampire Snacks, ovvero le patatine. Queste qua erano a forma di pipistrello ed erano patatine normali, molto ma molto salate, molto molto salate, salatissime. E diciamo, anche questo è un nì. Ad Andre gli sono piaciute tanto, a me sinceramente, insomma, preferisco di gran lunga le patatine, quelle al formaggio. Comunque sia, sono mangiabili, ecco, anche queste. Poi una cosa che invece bocciatissimo, che vi avevo già detto in un vlog, è la linea, lo yogurt della linea americana, questo qua, McKennedy American Way Toffee Popcorn Flavor. Toffee Popcorn Flavor, scusate. No, non mi è piaciuto per niente, bocciatissimo. Avevo preso questo e invece per Andrea la cheesecake. Allora, la cheesecake è già un pochino più fattibile. Questo non sapeva per niente di popcorn al caramello. Cioè, io ci sentivo molto il sapore della nocciola. E poi sinceramente non mi è piaciuto, cioè, c'erano questi pezzettini di popcorn odiosissimi e no, no, non mi è piaciuto, bocciato, non lo riprenderò sicuramente. E addirittura l'ho lasciato un pochino lì perché non mi era proprio piaciuto. Poi passiamo oltre, detersivi, cose per la casa. Finiti i miei soliti Swiffer, pacco di Swiffer da 36 pannetti. Questi qui, per chi mi segue, lo sa, io li adoro, sono i miei preferiti e come puliscono loro, nessun altro. Ci sono anche magari altri pannetti che costano la metà, ma sinceramente i miei preferiti rimangono loro. Poi ho finito anche questo, un'altra cosa che avete visto e rivisto, ovvero detersivo per la lavatrice della Dash. Classico, mi trovo benissimo, Dash e Dixon sono i miei detersivi liquidi preferiti per la lavatrice. Tra l'altro io per la lavatrice uso solo detersivi liquidi, quelli in polvere non l'ho mai preso. Profumazione stupenda, lo sapete, Dash è un classico, una garanzia e ho sempre tre flaconi da finire. Per adesso nei video dei prodotti terminati, per quanto riguarda la lavatrice, vedrete solo la Dash. Poi ho finito il Rio Melaceto. Questo qua di cui vi avevo parlato e riparlato in vari vlog e in vari video pulizie. Allora, è finito, l'ho finito, e adesso vi posso dire la mia più sincera opinione. Allora, questo qua è praticamente la versione che si può usare anche per lavare i pavimenti, giusto? Allora, questo qua c'è scritto ideale per lavelli, piastrelli, fornelli, forno, frigo, elettrodomestici, utensili da cucina, insomma, per la qualunque cosa. Allora, veniamo a noi. Questo qua, profumazione particolarissima, a me è piaciuta sinceramente, avevo paura di no. Invece è molto buona.
Ottimo per quanto riguarda la funzione di sgrassare, ovvero mi è piaciuto molto per quando ho pulito il frigo, ma anche per quando ho provato a pulirci anche i vetri, io l'ho usato anche per i vetri e non mi è poi così non mi è dispiaciuto. L'ho usato tantissimo per i pavimenti, questa versione qua, ma sinceramente per i pavimenti non mi è piaciuto poi così tanto, ecco. Allora, all'inizio sì, poi con l'andare del tempo ho capito che preferisco altri tipi di detersivi per lavare a terra. Questo qua sicuramente, ripeto, è molto buono per quando si vuole sgrassare qualcosa, però per i pavimenti mi sento un po' di bocciarlo. Non bocciarlo, diciamo che preferisco altri prodotti. So che esiste la versione, quella proprio a spray, semmai se la trovo riprenderò quella perché a parte tutto mi è piaciuto come prodotto. Poi ho finito, ah no, questo facciamolo dopo, ho finito il Winnis piatti. Questo qua mi è piaciuto tantissimo, Winnis Naturel concentrato, questo qua era profumazione lime e fiori di mela. Con materie prime di origine vegetale, a fonti rinnovabili, completamente biodegradabile, è 625 ml, quindi un flaconcino abbastanza piccolo, promossissimo, mi è piaciuto tanto. Questo qua è una scoperta, mi era stato consigliato da Elisabetta R, quindi l'ho provato subito, l'avevo trovato in offerta, mi sembra Lidl, e buono. Profumazione stupenda, delicata, però è veramente ottimo per la pulizia dei piatti. Quindi sicuramente questo quando ricapita lo riprenderò. Altro detersivo terminato, anche questo ve l'avevo già fatto vedere, è l'Isoform Vichy Gel, tutto in uno, igienizza, sbianca, scioglie il calcare, rimuove germi e batteri, fresco profumo. Allora, anche questo vi avevo detto che mi è piaciuto tanto, infatti lo continuo a riprendere perché ha una profumazione fantastica. Come questo, nessun altro mi rende il Vichy così profumato. Pulisce. Unica cosa che vi avevo già detto è che ha questa colorazione blu fastidiosissima, nel senso che mi sbrodola proprio tutto la confezione e poi mi macchia sotto e vabbè. E poi rimane sul Vichy questa patina un po' bluastra, quindi bisogna tirare lo scarico una, due o tre volte e pulire bene con lo scovolino. A parte questo è ottimo. Terminato il gel lavastoviglie, questo qua della Vivi Verde Coop. Prima volta che lo prendevo e sinceramente è promosso, è un promossissimo, mi è piaciuto veramente tanto. Pulisce benissimo, non ha questo odore chimico fastidioso forte che rimane sui piatti, anzi è una profumazione davvero delicata. Mi sento veramente di consigliarvelo se non l'avete mai provato. Ha 8 funzioni, efficace a basse temperature, già a 45 gradi, efficace anche con lavaggi brevi, pratico tappo e salvagoccia, senza coloranti, fino a 40 lavaggi. Tensioattivi ad elevato grado di biodegradabilità, nuova formula, sono 640 ml. Ripeto, mi è piaciuto veramente tanto. Io non me ne intendo molto di questi gel per lavastoviglie perché io fino a qualche mese fa la lavastoviglie non sapevo neanche chi era perché a casa dei miei non si usava, non c'era lavastoviglie, quindi non me ne intendo molto. Fatto sta che ne avevo provato un altro prima, ma secondo me era un po' troppo forte come profumazione e non mi ricordo qual era, sinceramente. Invece questa è molto delicata, perché io se c'è una cosa che odio è che rimanga questo odore forte di sapone sui piatti. Infatti generalmente li lavo a mano i piatti. Ogni tanto quando mi capita che non ho voglia, che ci sono tantissime pentole da lavare, allora gli vado di lavastoviglie. Poi, allora, finita la carta igienica Tenderly, 4 rotoloni. 4 maxi rotoli, carezze di latte, fibre naturali di latte, buona, Tenderly, mi piace molto come carta igienica. Poi
Poi ho finito un altro pacco di carta igienica, questa qua era dell'Eurospin, la Soft Cream, setosa profumata al talco, due veli, anche questo sapete che mi piace tantissimo la Soft Cream di Eurospin. Questo qua tra l'altro avevamo preso tre pacconi da 4 rotoli in offerta a 1 euro e appunto ci siamo fatti un po' di scorta. Finiti i dischetti di cotone per struccare, questi qua sono della Coop. Io Coop avevo preso questi qua piccolini, ma sinceramente non mi tornavano molto, a me mi tornavano quelli belli grossi. Però era un'offerta e l'avevo presi, poi per quel che mi trucco io va bene anche quelli. Però se devo scegliere appunto preferisco quelli belli grossi. Poi ho finito questo multipack di spugnettine in microfibra della Spontex. Non mi ricordo dove l'avevo prese, forse da Maurice. Mi pare di sì. Buone. Queste qua io le uso per pulire il bagno, la cucina, insomma, le adopero da tutte le parti. Poi finito un pacco di mega pacco di assorbentini. Questi qua sono l'Inneseta Ultra. Quello anatomico, io di solito prendo questi qua, ci trovo benissimo, sono i miei preferiti. Poi, finito un dentifricio della Colgate Max White with White Crystals. Questo qua. Abbiamo terminato questo mega bagno doccia della Neutro Roberts Derma Zero Micellare. Questo qua è praticamente zero parabeni, siliconi, petrolati, coloranti, nickel tested, quindi ottimo, profumazione buonissima. E l'avevo trovato, mi pare, in offerta all'Essilunga e l'ho voluto provare. E sì, non è male, mi è piaciuto abbastanza, ecco. E poi ultima cosa, siamo arrivati alla fine con la mitica ricarichina della Dove, del sapone mani della Dove, che sapete che io adoro, è il mio sapone mani preferito e quando sono in offerta sempre le prendo. Anche questa l'ho trovata a 99 centesimi, di solito prendo a quel prezzo lì. Ci riempio due, come vedete qua, due dispenser per il bagno. Questo qua è la profumazione classica che è buonissima. Buona, è proprio quella profumazione classica di pulito, di buona, ecco, è buonissima. Niente, detto ciò, questo video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile in qualche modo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se questi prodottini li conoscete tutti, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, consigliatemi anche voi qualche altro detersivo da provare. Ah, comunque della linea Halloween di Lidl, ho provato anche la pizza e adesso la confezione l'ho buttata via. Allora, la pizza, anche quella è allora, mi è piaciuta. Proprio la pasta, per essere una pizza surgelata, la pasta proprio della pizza mi è piaciuta. La farcitura sopra, insomma, lì per lì sì, poi si sentiva tanto la cremina di zucca troppo dolce, quindi a un nì, preferisco proprio la pizza classica, margherita, pomodoro, mozzarella, basilico e magari anche qualche funghetto, ecco, sono un pochino più classica io. Invece buonissimo è stato lo yogurt, sempre da Lina Halloween. Niente, basta, mi chiudo qui. Vi mando un bacione, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, lasciatemi like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!